Il nome di Sebring si lega da ormai 67 anni ad una delle gare di durata più belle del mondo, la 12 ore di Sebring. Ma per il 2019 si sono volute fare le cose in grande ed è nata così la Super Sebring, un weekend in cui si raccolgono due eventi di assoluto livello, la neonata 1000 miglia di Sebring il venerdì, valida come sesto appuntamento della WEC Super Season 2018-2019, e la classica 12 ore il sabato notte, valida per l'IMSA. A contorno della gara, il meglio del colore USA, dagli appassionati in camper alle celebrazioni per lo Spring Break, che in Florida dà il meglio di sé. Padrino del doppio evento, Alan McNish, che a Sebring ha vinto 4 volte. Nelle celebrazioni di quest'anno, anche l'ingresso del nostro Dindo Capello nella Hall of Fame del circuito. 5 volte vittorioso a Sebring e 3 volte a podio. Secondo, come numero di vittorie, solo a Tom Christensen. Questi tre hanno praticamente monopolizzato gli anni 2000 con il team Joest, che trova anch'esso spazio nella Hall of Fame. Sulla pista, ricavata in parte dalle piste dell'aeroporto di Hendrick Fields e famosa per i suoi bumps dovuti al fondo irregolare, va in scena un copione già scritto, con il dominio Toyota. Alonso riscrive il record della pista in qualifica e la sua vettura, con Nakajima e Buemi, va a conquistare la vittoria, nonostante un testacoda nel finale ad opera di Nakajima. Seconda la numero 8 di Lopez, che tamponava la Aston Martin di Adam, aprendo la strada alla numero 7. Terza sul podio la MP1 private di Aleshin, Hartley e Petrov. Tanta Italia protagonista in Florida. Bruni vince in GT Pro con un capolavoro sul bagnato senza cambiare gomme e porta la sua Porsche in testa alla classifica, mentre Fisichella rimonta in GTE AM dopo uno stop and go fino alla seconda posizione. Sfortunato Matteo Cressoni, che non ha potuto prendere parte alla gara di venerdì. La sua Ferrari 488 era troppo danneggiata dall'incidente sofferto nelle qualifiche. Purtroppo non siamo riusciti a partire perché un incidente in qualifica, diciamo, non ci ha permesso di prendere via la gara. Detto questo, è stata una bella esperienza fino a quel momento, perché eravamo molto competitivi, due, l'ambiente americano è sempre un qualcosa di speciale, dove la cultura soprattutto americana fa sì di portare molti tifosi alla gara, infatti c'erano 250.000 persone. E per noi peccato, ma ci riproveremo a Spa, proviamo a rifarci a Spa a maggio. Inizio positivo perché come prima gara del World Endurance Championship eravamo sempre davanti nelle prove libere e primo impegno di una lunga stagione, perché la stagione appunto inizierà, la prossima gara sarà qui, la prima gara del campionato italiano GT Endurance, dove parteciperò sia all'Endurance che allo Sprint e poi parteciperò anche alla European Le Mans Series sempre con la Ferrari 488 GTI.